ragazze, bentornate su Trucchi.tv e benvenute a tutte le nuove iscritte. Allora, come promesso, tutti i giorni da lunedì al sabato alle 19 troverete un nuovo video qui sul canale. E anche se oggi in questo momento io sono a Milano, mi sono portata avanti per coprire e tenere fede ai miei impegni. Quindi oggi, come tutti gli altri prossimi giorni, troverete sempre un video, nonostante io sia adesso a Milano a girare per 1000 appuntamenti di lavoro. Quindi allora, iniziamo subito in questa, mi vedete in veste un po' da telespalla Bob, con questo vaso in testa, però mi piace questa capigliatura, non so, mi piace, non è un po' che non la portavo quando ero più piccolina, facevo sempre questo vaso in testa, comunque quando un po' il riccio non mi convinceva. Comunque, iniziamo subito. Oggi sarà un video sui miei prodotti finiti dell'ultimo periodo, con il solito sottofondo musicale di bambini scatenati che giocano. Io ho chiuso le finestre, infatti sto facendo una sauna, ma si sentono, sono belli acuti questi bambini, sono acuti. Comunque, oggi vi faccio vedere un po' di prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, che in verità alcune cose avete anche già visto un po' in giro tra i video della skincare routine estiva. Scusate, ma non so, ma mi prudevo il naso qua. Avete già visto nella skincare routine estiva, e giustamente qualcosa ho finito. Nel video della mia routine per i capelli ricci e qualcosa ho finito, quindi qualcosina già vi ho accennato. Comunque, allora, iniziamo subito da due prodotti che ho utilizzato per la mia skincare, per i capelli ricci. Vi avevo parlato di questi due prodotti, mi sono piaciuti tantissimo, sto continuando a utilizzare il siero per la definizione dei ricci, perché comunque ne basta pochissimo, anche questi ne basta pochissimo, però comunque il prodotto, come vi ho detto nel video della mia hair care routine per i capelli ricci, il prodotto per lo styling io lo alterno sempre, quindi ne utilizzo sempre magari poco, lo alterno, lo utilizzo in combo con altri prodotti, mi piace moltissimo. Questa è una linea che comunque costicchia, però dura tantissimo, come tutti i prodotti Aveda. Io ho prodotti Aveda che questi me li avevano inviati, ma ho prodotti Aveda, io Aveda l'ho sempre comprata, per lo styling liscio, per la lucentezza del capello, che possiedo da 2-3 anni, ne basta veramente pochissimo e ce li ho ancora, li utilizzo ancora quando faccio la piega liscia. E questo mi piace tantissimo, è una linea che mi piace tantissimo, è la Big Curly, proprio per il capello liscio, e questa la consiglio se avete un capello riccio, specifica per il capello riccio, ho detto, vero? Comunque, questa è una linea per i capelli ricci, non lisci, non so se ho detto lisci, e questa mi è piaciuta, la consiglio, e se siete curiose sulla mia hair care routine sul capello riccio, perché è liscio? Non so perché dico liscio, non lo so, la trovate, ve la lascio qua in scheda. Poi andiamo avanti, altro prodotto per i capelli che mi è piaciuto tantissimo è questa maschera della Bioslime, della linea BioCap. È una maschera molto 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 nutriente, che utilizzavo tanto sulle lunghezze d'estate, l'alternavo all'altra maschera di sempre di Aveda, della linea Sun Care, quella nel tubetto azzurro, mi sembra, penso di avervela fatta vedere su un altro video, che vi avevo fatto vedere come tenevo a bada, come curavo i miei capelli d'estate, in modo da non arrivare a settembre proprio in versione paglia. E devo dire che sono abbastanza soddisfatta, perché solitamente arrivavo a settembre-ottobre che dovevo zacchettare tutto, invece quest'anno sono stata abbastanza brava. E questa mi è piaciuta molto, è una maschera corposa, non tantissimo ma corposa, densa, la lasciavo agire anche, magari facevo lo shampoo, facevo tutto, bagno schiuma e tutto, lasciavo in posa questa e la lasciavo agire anche fino a dopo cena, e poi mi sciacquavo i capelli nel lavabo proprio alla buona, con l'acqua fresca, perché sto cercando di sciacquarmi e lavarmi i capelli sempre con l'acqua fresca e mai con l'acqua calda, perché l'acqua calda rovina e fa aprire le squame del capello. È una cosa che non viene mai detta, uno poi per pigrizia si sotto la doccia lava i capelli, però i capelli andrebbero sempre lavati separatamente, sarebbe l'ideale, soprattutto se è un capello comunque molto lungo, che ha bisogno un po' di essere coccolato, è sempre meglio. Quindi questa maschera mi è piaciuta. Ho finito due prodotti per la scialla profumata. Allora, uno mi piace un sacco, uno non lo ricomprerò mai più. Allora, questo mi piace tantissimo, l'ho comprato in Francia, è il mio deodorante al cocco. E Nadia, una ragazza che mi scrive, che mi segue, che conosco da tanto, una delle trucchine di origine, mi aveva detto che anche Lidl ha il suo deodorante al cocco. Allora, qui Lidl in Gran Canaria non ce l'ha, non c'è. Infatti adesso quando
andrò a Milano, andrò da Lidl e se troverò il deodorante al cocco ne comprerò un po' e farò contrabbando. Invece questo è un deodorante, e questo è ottimo perché lascio la cella al cocco, voi lasciate la cella al cocco e poi è buonissimo, e funziona anche, quindi cioè avete la cella che sa di cocco e non di altro, insomma. Questo invece sa di caramelle, l'ho comprato qua, è di questa linea Tulipan Negro, no sless, no alluminio, antitraspirante, che ha un profumo fantastico, ha le caramelle, fantastico, però ti fa puzzare come... cioè, adesso io non puzzo particolarmente, però se magari vado quando c'è tanta afa, vado magari anche in palestra, questo mi lascia fresca e che so di cocco, questo mi fa lasciare... non è caramella buona, insomma, non è puzza, però non è caramella buona, e quindi questo non lo ricomprerò più, infatti per finirlo davo delle spruzzate belle abbondanti. Questo invece mi piace un sacco, se andate in Francia compratelo perché costa pochissimo, costa un euro, questo costa tipo 3 euro e questo un euro ed è fantastico. Ho finito una crema viso che mi è piaciuta tantissimo, ho iniziato a usarla a giugno, l'ultima volta che ero andata a Milano, questa me l'avevano spedita, me l'ha spedita Istituto Estederm. Questa qui, questa crema qui è, credo che sia fantastica, una roba allucinante, io l'ho utilizzata giugno, luglio, di giorno, non di sera, e mi è piaciuta tantissimo, è Le Cellulaire Creme, c'è anche in versione gel, e questa ha una texture, ragazze, goduriosa, mi ha ricordato anche la mia crema di Heisenberg, la Premier Reed, che sapete che per me è il top del top, che ho utilizzato tantissimo come crema notte, e penso che la ricomprerò adesso che andrò a Milano, la ricomprerò perché mi piace un sacco, ragazzi, costa una fracca, però è molto molto, mi piace un sacco, e infatti anche qualche ragazza che poi l'ha acquistata dopo averla vista da me, mi ha scritto e mi ha detto che è piaciuta un sacco, è un investimento, ma a me è piaciuta tanto, però sono scelte, e devo dire che questa di Institut Estederm mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta davvero tanto, ha una texture favolosa, ha una texture cremosa, piena, ma non pesante, non troppo densa, quindi non la senti sulla pelle, è veramente goduriosa sulla pelle, cioè io che ho questa pelle molto, che non cambia ogni volta, cioè io tipo adesso che cambio, col cambio di stagione sto adottando, ho adottato già una skin care anti pelle mista, anti pelle grassa, perché tendo a lucidarmi come niente, io mi lucido come una lampadina se non sto attenta, infatti ho una strategia veramente militare, e poi se volete vi faccio l'update della mia skin care autunnale di passaggio, fatemelo sapere, e invece questa mi è piaciuta tantissimo, è un'ottima ottima crema, il brand è fantastico, è veramente un brand veramente di alta, viene venduto in farmacia in verità, non di profumeria, però è veramente di un po' di nicchia, perché non è conosciutissimo, non se ne parla moltissimo, e a me è piaciuta tanto perché è altamente, altamente, altamente idratante, va a idratare proprio i strati più profondi del derma, quindi veramente idrata, non rimane in superficie, è a base di acqua cellulare, Eau Cellulaire, che è brevettata, penso, da Istituto Estederm, ed è un'acqua molto molto particolare, perché è molto affine all'acqua già presente nelle nostre cellule, quindi va a rendere la pelle più luminosa, più idratata, più bella. Mi è piaciuta moltissimo questa crema, non avrei mai detto, non avevo mai provato niente di questo marchio, e mi è piaciuta davvero davvero moltissimo. Adesso io ho lo spray del Eau Cellulaire che voglio iniziare a provare, da applicare prima della crema per favorire bene la penetrazione. Comunque andiamo avanti, altro prodotto che ho terminato è questo qui, l'esfoliante di Caudalie, questo qui è il Crème Gommante Douce, sto quasi per finire anche l'altro nella versione un po' più duretta, questo mi è piaciuto molto, ve l'avevo fatto vedere, l'ho utilizzato quasi tutta estate, ne basta pochissimo veramente, vedete che è tutto bello strizzato, strizzatissimo, è disponibile in due referenze, quindi questa è un po' più dolce, un po' più da applicare anche tre volte a settimana, invece l'altra quando veramente sentite che la pelle si è spessita, tipo in questo periodo qua, in cambio stagione, che ha bisogno proprio di una pulizia un po' più profonda,
proprio disincrostante, e quello lo sto utilizzando, lo sto quasi per finire purtroppo, e mi è piaciuto tantissimo, i prodotti di Caudalie mi piacciono moltissimo, e questo veramente è un esfoliante che se avete la pelle molto sensibile, questa è perfetta. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa su questa. Questa va bene per tutte le tipologie di pelle, quindi da quella più sensibile a quella più mista, grassa, che comunque la pelle grassa è sensibilissima. Cioè nell'immaginario comune la pelle grassa non è sensibile, ma penso che sia ancora più sensibile della pelle sensibile e bassa. Ho terminato questi due boccettini di Yves Rocher, questi bagno schiuma super concentrati che garantiscono 40 docce. Ne avevo già terminato uno nello scorso video dei finiti, ribadisco, fantastici, mai avrei detto che un rovino così piccolino, così piccinino, sarebbe durato così tanto e sprigionasse tutto questo profumo e tutta questa schiuma. A me piace tanta schiuma, devo dirvi, cioè sono un po' ignorantella, mi piace tanta schiuma, mi piace. Se magari sul viso evito di utilizzare prodotti troppo schiumogeni sul corpo, mi piace tanta schiuma. E questi mi piacciono tantissimo, sono profumatissimi, sono una roba sensazionale, mi sono piaciuti davvero tanto. Poi altro prodotto che ho finito, la mousse. Sapete che a me la mousse mi piace tantissimo e c'è sempre nella mia skincare routine, soprattutto posizionata la mattina, perché comunque hai bisogno di una roba molto molto blanda, ti sei già struccata la sera, quindi giusto per darti una svegliata, insomma. E questa di Equilibra mi è piaciuta, questa linea allarga 98% di origine naturale con acido ialuronico. Devo dire che è una linea che mi piace di Equilibra. Avevo già provato le salviettine struccanti, mi erano piaciute perché avevano un profumo fantastico. Poi vabbè, io le allungavo un po' e ci mettevo un po' della mia acqua micellare perché mi piace la roba, la salvietta pregna, non sono proprio addicted della salvietta. Però questa mousse mi è piaciuta perché è veramente veramente molto delicata e non secca. Non secca il viso, ci sono mousse che seccano il viso in una maniera allucinante. Velocemente ho finito il mio smaltino, questo qua di Nail Strong di Kiko. Penso che non lo facciano neanche più, però mi spiaceva buttarlo, ce l'avevo lì e l'ho finito. Io odio buttare le cose che rimangono lì così, e Nail Strong non penso proprio, però l'ho finito come base unghie, niente di che, uno smalto trasparente, non è uno strong, perché non stronga niente. Poi ho finito questa che mi è piaciuta tantissimo, la mia acqua di Alamamelis, fantastica, questa è veramente fantastica. Adesso io non sto utilizzando un'altra di Comfort Zone che non è come questa è fantastica, io questa la voglio ricomprare, magari adesso che sono a Milano la ricomprerò, devo vedere, madonna! Questa qui la voglio ricomprare perché mi piace molto, mi è piaciuta tantissimo, delicata, non mi brucia gli occhi, veramente veramente molto delicata e mi lascia proprio la pelle, la mettevo sempre dopo essermi sciacquata il viso al posto del tonico, tra lo sciacquamento del viso, il lavaggio del viso e la crema, poi per tutta l'applicazione di stier, contorno occhi, mettevo prima questo, lasciavo un po' asciugare tranquillamente e questa, questa è fantastica davvero. Penso che ci siano anche altre acque di questa linea di Melvita, penso anche all'acqua di rose forse, devo andare a vedere perché penso che Melvita qui non sia rivenduta, non l'ho proprio mai vista, mai vista. Ultimi prodottini molto molto velocemente, allora ho finito questo qua, il Pure Invisible di Nivea, questo è fantastico, mi piace, una garanzia, questo c'è sempre a casa, tra me e Ale lo utilizziamo sempre, c'è sempre, quando lo troviamo lo compriamo. Ho finito questi dischetti di Cotoneve che mi avevano inviato con le bacche a base di bacche di goji e vitamine C, dischetti tranquillissimi, normalissimi, sinceramente non ho visto differenza, devo essere sincera, ma non ho visto differenza e ogni volta che li provavo dicevo ma fammi vedere questo goji, questa vitamina, dov'è? Non ho proprio visto differenza, zero. Poi ho finito questo prodotto molto particolare, questo prodotto per la deposita localizzata, queste cose non si dovrebbero dire in pubblico, però ho finito questo prodotto e ne sto utilizzando un altro, ne avevo due confezioni, me le avevano spedite, e questi sono praticamente dei patch, tipo quelli di Comfort Zone che vi avevo fatto vedere un po' di tempo fa, questi mi piacciono di più di quelli Comfort Zone, ce ne sono tantissimi, cioè sono tipo, sì, 15 bustine per due, quindi le vai a piazzare, io solitamente
solitamente li metto nell'angolo, nella parte esterna della coscia, e sono dei cerchiolini così, potevo portarveli, sono di là, e sono dei, magari se trovo una foto ve la metto qui, e sono dei cerchiolini trasparenti, resistentissimi, perché voi fate palestra, fate la doccia, non si tolgono, li lasciate agire 12 ore se non mi sbaglio, 12 ore, 10 ore, e poi lo togliete, va praticamente a stimolare la lipolisi del grasso. Ovviamente non vi dovete aspettare grandi miracoli, cioè nel senso, se io mi vado a strafogare da McDonald's e mangio la schifezza e poi mi metto questi, non è che poi mi devo alzare la mattina e dico, ah, ma questi non funzionano. Questi abbinati a bere tanta acqua, mangiare sano, non dico in maniera talebana, però mangiare sano e soprattutto muoversi, perché si può fare tutto, ma anche fare tanto sport o comunque moderato, in base, comunque muoversi, non essere sedentario, qualcosa fa, cioè è una cosa, un coadiuvante, cioè una cosa che va a inserirsi in una strategia più globale, ecco. Io non sono d'accordo, e non, ma l'avrete anche capito, non l'ho mai detto, non sono d'accordo su chi magari spera su prodotti cosmetici ad uso topico di fare il miracolo e di fare il cambiamento. Il cambiamento prima passa da qua e poi magari ci si aiuta con tante altre belle cosine tipo questo. E questo io mi ci sto aiutando, lo utilizzo come tanto. Capite che utilizzo drenanti, utilizzo prodotti anticellulitici, anticellulitici, ne utilizzo tanti, e questo mi è piaciuto perché comunque lo puoi mettere anche magari quando in quei periodi un po', quando sei molto pigra, lo schiaffi lì e per le tue 10 ore comunque questo fa qualcosa, e mi è piaciuto. E niente ragazzi, penso di avervi fatto vedere tutti i miei prodotti finiti. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosina, se siete curiosa di un prodotto in particolare, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre alle ore 19 qui su questo canale. Ciao!